27 giugno 1905, a bordo della corazzata russa Potemkin al largo di Odessa, i marinai si ammutinano, stanchi delle pessime condizioni igieniche e alimentari. La rivolta si estende rapidamente a tutta la città e quando per domarla giunge la flotta zarista, la corazzata prende il largo per poi trovar rifugio in un porto rumeno. L'ammutinamento è uno dei primi clamorosi gesti di ribellione contro lo zar. Dalla vicenda è stato tratto un film diventato cult dal titolo La corazzata Potemkin, diretto da Sergei Eisenstein. È una delle più note opere della storia del cinema. Viene presentato il 21 dicembre 1925 al Teatro Bolshoi. La prima proiezione aperta al pubblico è del 21 gennaio 1926.